Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine, sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole, ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. Sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. È il programma per ogni cristiano, ognuno di noi, ogni giorno, ma in modo particolare oggi e qui, deve ripetere al Signore che ha un programma di vita per ciascuno di noi fino alla santità perfetta. Sei pronto ad ascoltare la mia parola? Sei pronto a credere pienamente al mio Vangelo? Sei pronto ad amare i tuoi fratelli con tutto il cuore, con tutte le forze? Sei pronto a rinascere ogni giorno, gettando via tutto quello che non è gradito ai miei occhi? Noi dobbiamo essere pronti come Maria. Possiamo allora e dobbiamo ripetere: «Sono il tuo servo, Signore. Fai di me quello che hai stabilito». Non avremmo il Redentore se Maria non si fosse preparata umanamente con tutta la santità ad accogliere nel mistero dello Spirito Santo il Figlio di Dio. Il Signore aveva preparato Maria, ma anche Maria si è preparata per il Signore. Dio l'aveva preservata dalla colpa originale. La Chiesa ha sempre creduto a questa verità, ma la definizione è venuta dopo 1800 anni. La Chiesa aveva proclamato il dogma di Maria concepita senza peccato, ma questa definizione non è la più perfetta, perché quando dobbiamo dire che una persona non la condanniamo perché è buona, abbiamo detto troppo poco.
Maria è concepita senza il peccato, allora Maria è immacolata. Basta una parola per definire la grandezza di Maria di fronte a Dio e di fronte all'umanità. Difatti, 4 anni dopo la definizione, nel 858, la Madonna appare qui e rivela il suo nome proprio, Immacolata. Sono l'Immacolata Concezione. Quando Bernadette andò dal parroco a riferire le parole della Madonna, disse: ma la definizione non è questa, non è proprio così la definizione della Chiesa Cattolica. Quindi rimase un po' turbato, così, incerto su come interpretare. Poi questa definizione passerà dalle labbra di Bernadette a quelle del parroco, a quelle del vescovo, a quelle del Papa, a quelle della Chiesa. Maria è Immacolata. E noi celebriamo l'Immacolata Concezione con lo slancio di peccatori che vogliono risalire la corrente, e non solo la corrente del Gave, la corrente della vita, gettare via tutto quello che può non essere gradito agli occhi di Dio. Maria è questo prodigio. Noi viviamo della speranza di questo recupero. La Madonna al centro della Chiesa insieme a Cristo, vi ho detto prima, il binomio di salvezza, il binomio di santificazione. Ecco perché Maria ha potuto venire qui e dare la sua definizione perfetta, perché qui c'era questa ragazza cagionevole di salute, povera di famiglia, pura di costumi e innamorata della Madonna. La corona del rosario le faceva sempre compagnia, e quando la Madonna appare lei è pronta, pulita, direi è la Vergine scelta dal Signore per rilanciare al mondo il messaggio dell'Immacolata Concezione. Ora noi veneriamo Santa Bernadette come la prediletta della Madonna, e lei ci teneva a pregare, a fare penitenza, veniva sempre a ringraziare la Madonna in questo luogo che per lei era diventato luogo di penitenza. Quando si ammalò gravemente ed era ormai nell'istituto di suore, le dissero: vai, vai, e lì la Madonna ti guarirà con l'acqua di Lourdes. Lei ha risposto: quell'acqua di benedizione e di prodigi non è per me. Io devo offrire la mia vita in espiazione per i peccati del mondo e purificare l'anima mia per renderla sempre più degna della Madre di Gesù, la Madonna Immacolata. Oggi questo messaggio chiedo al Signore che risuoni forte, scoppi nel cuore di ognuno di noi. Io credo che le parole ingombrino un po'. Io non riesco ad esprimere perfettamente la commozione divina che Maria ha provato nella incarnazione, nella sua maternità. Come non riesco a ripetere ciò che ha provato Bernadetta quando la Madonna le è apparsa e le ha lasciato questo messaggio alla fine. Credo che noi dobbiamo recuperare il silenzio, ma un silenzio cristiano, la pazienza, ma una pazienza di santi, vicino a Padre Pio notte e giorno. Ho potuto vedere come si vive questa pazienza dei santi. È così che ho potuto anche riflettere tanto sulla necessità di mettere Gesù al centro della nostra vita e Maria
come fedele interprete della volontà del Signore. Quando passano i dubbi, quando dobbiamo fare delle scelte importanti, quando rifiorisce dentro di noi purtroppo la confusione, avviciniamoci alla Madonna. A Cana di Galilea era finito il vino. La Madonna ha detto a Gesù: non hanno più vino. Gesù ha quasi protestato, però non ha osato contraddire la madre. E Maria ha detto ai servi: fate quello che vi dirà. Anche questa sera, qui, ascoltiamo, proprio per suggerimento della Madonna Immacolata, quello che Gesù dice a me, a te, a ognuno. Gesù ci ha aspettati, insieme a Maria, in questa convocazione eucaristica, per dirci quello che forse un altro giorno non avremmo ascoltato volentieri. Diciamo a Gesù: in me, nella mia vita, si faccia la tua volontà. Come Maria, dopo che ha capito il messaggio dell'angelo, ha detto: ecco la serva del Signore, si faccia di me quello che hai detto. Allora ripartiremo da Lourdes non solo con un ricordino, qualche immagine, qualche corona, ma porteremo dentro questo sigillo di nuova santità, di un amore vero, puro, limpidissimo, che non può essere confuso da niente nella vita, né dalla sventura né dalla fortuna, perché questo è il dono più grande che nella nostra vita noi possiamo gustare, godere e portare sempre con noi. Rinnoviamo il nostro sì al credo che abbiamo professato, rinnoviamo il nostro sì in quella preghiera quotidiana dell'Ave Maria, perché Maria veramente ci salvi dal peccato. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Siamo peccatori, prega per noi. Adesso, adesso, che il cuore di Gesù si spalanchi e riversi sulle nostre anime grazie, benedizioni, consolazioni. Amen.